Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Barcellona, siamo allo stand di Samsung per dare uno sguardo un po' più approfondito ai nuovi Galaxy S7 e S7 Edge. I due dispositivi, come noterete, hanno un design praticamente identico. Le differenze sono in effetti nel display e nelle dimensioni e anche un po' nel peso, ma in effetti le caratteristiche tecniche sono praticamente identiche nei due dispositivi. In questo caso abbiamo il Galaxy S7 in colorazione nera e il Galaxy S7 Edge in colorazione silver, e devo ammettere che soprattutto la colorazione nera è uscita veramente molto bene. Entrambi i dispositivi ovviamente hanno un display sempre attivo, il Galaxy S7 ha un display da 5,1 Quad HT, il Galaxy S7 Edge ha un display da 5,5 pollici Quad HD. Fotocamera anteriore identica, fotocamera posteriore identica. Quest'anno Samsung ha finalmente deciso di farla un po' più sottile, anzi più che decidere ci è riuscita. Come potete notare però, in entrambi i dispositivi le impronte digitali sono all'ordine del giorno. Fondamentalmente le differenze tra i due dispositivi sono anche nelle dimensioni. È chiaro che l'S7 Edge è più grande, ma è anche più sottile. Lo spessore dell'S7 Edge è di 7,7 mm, mentre lo spessore dell'S7 normale è di 7,9 mm. Il peso è più o meno lo stesso, parliamo di 152 grammi per l'S7 e di 157 grammi per l'S7 Edge. In effetti, oltre questo, le differenze sono ben poche e fondamentalmente è una questione di software, perché l'S7 Edge ha il display curvo a entrambi i lati. Tra l'altro, rispetto alla generazione precedente il display è molto più curvo e quindi si riesce ad avere un feeling molto diverso rispetto a quello che si aveva con l'S6 Edge Plus. Per quanto riguarda il software di S7 Edge, l'unica differenza è proprio nei pannelli che possono essere attivati con uno slide, partendo dal bordo curvo che può essere comunque attivato sia nel lato destro per chi utilizza la mano destra che nel lato sinistro per chi utilizza la mano sinistra. Sono molto di più i pannelli, sono fatti molto meglio, l'interfaccia è molto più ottimizzata, è veramente molto molto fluida. La cosa interessante è che con questo nuovo software e con la nuova TouchWiz che personalizza Android 6.0.1 è possibile gestire pannelli anche personalizzati, pannelli personalizzati che vengono comunque gestiti dalla pagina di gestione dei pannelli Edge. Pannelli personalizzati che quindi possono includere delle piccole widget che gli utenti possono attivare per personalizzare proprio la propria esperienza di uso. Per quanto riguarda invece la fotocamera, si tratta di una fotocamera veramente fantastica che vi farò vedere in un altro focus. Le prestazioni di scatto tra i due dispositivi sono praticamente identiche, non cambia assolutamente nulla. Sia Galaxy S7 Edge che Galaxy S7 sono resistenti all'acqua, la certificazione è IP68, quindi possono resistere a 1,5 metri per 30 minuti se non ricordo male. Il processore è un Exynos, identico in tutti e due i dispositivi, è un 8-core, mentre per quanto riguarda la fotocamera parliamo di un 5 megapixel frontale molto grandangolare e un 12 megapixel posteriore. La risoluzione è scesa rispetto alla generazione precedente, ma la qualità di scatto, ragazzi miei, è migliorata veramente tantissimo. Quando si scatta una foto con questi dispositivi i dettagli sono veramente buoni, anche quando si effettua uno zoom molto ampio. Io sono Dario Caliendo, questi erano S7 e S7 Edge da Barcellona, dallo stand di Samsung. È tutto, vi mando un abbraccio.